Ciao creatura, oggi parliamo in soft spoken, così sono sicura che mi senti, perché il microfono è lontano. Oggi ipotizziamo i divi e le dive di diva e donna, i VIP di diva e donna, li ipotizziamo insieme. Mi fa ridere e mi fa piacere che qualcuna di voi ha indovinato quando ho detto che avrei voluto fare un video del genere, dicendo che appunto mi sarebbe piaciuto fare ciò che facevo quando ero tipo alle superiori e le facevo sui libri o sui giornali, e però non ho specificato cosa ed era proprio gotizzare. Adesso io non so come si dica in termini giusti, però noi diremo gotizzare. Gotizzare, cioè gli facciamo un make-up, i capelli, piercing, cose così sui VIP. In teoria basterebbe una penna nera, però noi abbiamo anche i pennarelli a disposizione, quindi io direi che è un buon modo per utilizzarli. Ho scelto il rosso, che è quello che loro chiamano arancione, e poi ovviamente il pennarello nero. Poi abbiamo il lavender, l'old red, perché è un rosso scuro e mi piaceva, molto gotico, no, vampiresco così. E poi questo perché piace a me, quindi saranno un po' gothic, un po' punk. Questo qui, questo verde ex colore Cathay Splendente capelli, Peacock Green. Sì, potevo prendere anche il blu magari, però intanto facciamo con questi che secondo me sono anche già troppi. Allora, io direi di iniziare già con questa foto della Michelle, dopo ce ne sono altre di Michelle, quindi possiamo anche trasformarla in diversi personaggi gotici, punk, così. Mi dispiace non avere tipo la scolorina, perché anche dei dettagli bianchi andrebbero bene, però va bene così, ci accontentiamo, ecco. Perché all'epoca anche con la scolorina avevo gotizzato anche Freud nel libro di psicologia. È venuto proprio al bacio. Ok, allora, io non sto incitando nessuno a rovinare i propri libri scolastici, ci premetto questa frase perché è giusto così, però le riviste possiamo proprio divertirci, che l'abbiamo pagata e poi la utilizziamo come vogliamo, insomma. Allora, io direi di fare subito un eyeliner molto, molto evidente, anche se vedo che ha un po' la palpebra, tipo un po' gli occhi infossati come i miei, incappucciati, ecco. Quindi l'eyeliner, insomma, non possiamo fare, ma noi glielo facciamo lo stesso, chissà ne frega. Scommetto che non vedi nulla come al solito. Quello dei pennarelli non mi è uscita tanto l'inquadratura tanto bene. Vabbè. Ci accontentiamo. Dimmi nei commenti se anche a te piace truccare, diciamo, modificare le VIP o i personaggi che trovi anche di pubblicità così nelle riviste. Io lo facevo tanto tempo fa e da tanto che non lo faccio, però penso che sia sempre molto rilassante modificare le foto. Già, vabbè che lei qualsiasi cosa fai è super bella, quindi ti piace vincere facile, però. Oddio, mi è venuta un'idea, dopo ne facciamo una, che non ho il bianco, però facciamo una Michelle Musical Black Metal dopo quei pennarelli top. È che non c'ho il bianco. Però vabbè, non importa.
vicino che fa casino, è stato fermo fino adesso, adesso che è partito il video, accidenti. Cioè, veramente c'è una videocamera nascosta da qualche parte, chissà quando partirà il video nostro. Allora, io farei un bel rossetto viola. No, colora. Sembra neanche viola su sta carta. Non avevo pensato che la carta di sta rivista è super lucida. Non mi è venuto viola scuro come pensavo. Allora le facciamo, non lo so, qualche piercing, io direi. Allora questo sicuro, perché lo facevo tipo a tutti. Poi sono indecisa. No, se sì, facciamo il septum, anche se non è proprio da Gothic Girl, però allora le facciamo l'anello qui. E allora le facciamo anche qua il piercing. L'anello qui facciamo. Super cool. Poi le facciamo un po' qui scavata, tipo un po' mortisia. È diventata un fumetto. Questa è orchide, sembra dello stesso quasi colore di quello. No. È perché la carta, vedi, in base alla carta cambia anche il colore. Poi si mischia anche la penna, ma non importa, viene bello stesso. Cioè, voglio dire, quindi al rossetto, teoria che doveva essere viola, è venuto un altro colore, però io le farei qualche ciuffo viola, se si vede il viola. Questo è lavander, che viene sto colore? Siamo rebel. Di solito quando ero adolescente io c'erano le ragazzine gotiche che avevano tutte i capelli neri e poi avevano un ciuffo, due ciuffi davanti, che adesso pensano che vada di moda a farsi decolorarsi quello, invece da noi, cioè, una roba che facevano tutte un sacco di tempo fa. E appunto avevano questi due ciuffetti davanti del colore che sceglievano, fosse il loro colore tipo di base. Tipo c'era quella che ce l'aveva il ciuffetto rosso, c'era quella che aveva i ciuffetti verdi, blu, e sceglievano quel colore lì e dopo sì, tutta il loro outfit era basato su quei due ciuffetti lì e avevano tipo, non so, tutta la roba nera tranne quel colore lì, quindi non so, un dettaglio rosso, se aveva, chi aveva i ciuffetti rossi erano quelli che andavano di più di solito tra le gotiche. Capelli neri e ciuffetti rossi. Ma infatti, ovviamente. C'è stato un periodo che mi ero fatta i capelli neri. Però poi sono sfumati in rosso e non mi piacevano. Cioè, top. Ecotizziamo tutto il mondo. Dito nero.
ci starebbe un bel choker. Allora, con cosa? Con le borchie? Oppure lei, siccome è un po' gotica così, non lo so, anche con tipo, sono indecisa, anche quelle cose tutte pizzate così. Con la goccia qui. E qui alla pietra tipo. Che ricorda un po' un pipistrello. Adesso non so le proporzioni. Voglio andare di black. Io so che questo pennarello nero sarà il primo che mi finirà, ne sono certa. Anche i pastelli, le matite intendo, il nero, quello che mi parte per primo, accidenti. Anche quando mi ero comprata i Pisla, il nero finì subito. Mannaggia. Sembra un po' una di quelle gotiche un po' vampiresca. O no? Secondo me sì. Che bella, è cotizzata a top. Questo lo facciamo qui intorno. Quanto meglio è così, comunque, anche se lei è super bellissima. Decidi come facciamo la prossima, in un altro video ipotizziamo un'altra e mi dici tu, creatura, come farla. Sarebbe bello fare una serie così, una serie di video così. Voglio rifare anche il vestito. Ups, che brutto suono. Sai cosa sarebbe fico? Io so cosa sarebbe fico se glielo faccio. Cosa che mi mettevo sempre, 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 sempre. I guantini a rete, che in realtà quelli che mi mettevo erano calze. Ma io le mettevo come guanti perché quegli accessori lì una volta costavano tanto di più, adesso con Shein, cose varie, Temu, così trovi quelle cose lì a pochissimo. Cioè, quando ero più piccola io costava un sacco, bisognava andare nei negozi appositi. E allora io andavo dai cinesi, mi prendevo le calze e poi dopo le indossavo come guantini.
Facciamo un po' asciugare. Bellissimo, cioè guarda, è una principessa gotica. Cioè io troppo soddisfatta di sto coso. Bene, spero che tu lo riesca a vedere bene, c'è un mio riflesso. Vabbè. Chi sarà la nostra prossima vittima? La facciamo la prossima volta e creatura scegli i colori, il commento che riceverà più like, scegli i colori e l'outfit. Scegli i colori e il make-up e gli accessori di Michel Hunziker la prossima volta. Questa la faccio scegliere a te. Questa c'ha già i capelli scuri, io potrei anche farla, non so chi sia, forse una pubblicità. Prendiamo lei, molto bella. Con questi occhi azzurri, mamma mia, bellissimo. Allora, facciamo il classico, quello che si fanno tutte le ragazzine. Questi bei occhi azzurri. Aprirei anche la rubrica, facciamo a tutte, a tutti nei giornali il make-up di Abbott, quindi però non saprei come chiamare la rubrica perché veniva abbattiamo tutti e sono un po' diverso dal significato vero originale di quello che vorrei fare. Quindi potrei essere fraintesa, diciamo. E non è quella la mia idea. Abbattiziamo, forse. Come mi è uscita bene, perché si vede che sono pratica di tutto ciò. Oh, ups, sorry. Lei, guardala, con il suo vestito blu. Mi viene voglia di fare una cosa, ma non c'entra niente. No, lei la faccio. Io la faccio. Devo farle questi capelli, mi dispiace. È più forte di me, non so resistere. Non posso resistere a questa cosa. Già da prima avevo farlo a tutti. Però ci piace lo stesso. Cioè lei già ha il make-up predisposto. Io gli faccio due capelli. Ecco. Bella. Super bellissimi questi capelli. Cioè, sono quelli che ho io. Devo
riempirla di piercing come se non ci fosse un domani. E qua mettiamo, non vorrei offendere qualcuno, quindi non farò quello che volevo fare. Mettiamo un, volevo fare una croce, però no, e quindi facciamo un ragno. Si vede neanche. E a lei facciamo il Joker, però con le borchie metallare, un po' metallare. A me piacerebbe troppo se fossi VIP e vedessi qualcuno che mi modifica la foto così per gioco, per relax, mi trasforma magari. A me non mi può cotizzare perché più di così, però sarebbe molto divertente. Poi sì, non far caso alla prospettiva perché è tutto sbagliato qua, tutto sbagliato. No, ho sporcato il pennarello. Beh, spero che vada via. E poi, vabbè, il vestito. Allora, gli facciamo. Le facciamo. Vabbè, incinta, non importa. Riposto il pennello, è come se fosse la matita, mi sto facendo quel tratto. Hai già capito cosa sto facendo? Sì, sicuro.
ci starebbe bene. Ah, le unghie nere ovviamente. Le facciamo a stiletto. E a stiletto sei proprio da strega. Ovviamente degli anelli immancabili. E questo orologio diventa un braccialetto con le borchie, ovviamente, senza neanche proprio pensarci. Che manca? Ho fatto il vestito del colore del vestito, che oscino. Oh, passa dall'altra parte. Per oscurirlo un po', però poi di make up le facciamo anche la riga qua tipo tattoo, forse è un po' storta, ma non importa. E poi che altro mettiamo? Non lo so, mi piacerebbe farle in live queste cose perché... Vabbè, allora anche a lei le mettiamo un guantino perché c'ho la sessione io. Un guantino. In live sarebbe bello perché tu potresti dirmi aggiungi questo. Capito? Bella, ma è ancora più bella così. L'ho rovinata. Per me è ancora più bella. Poi non so. Guarda, ho fatto ma ho colorato col grigio e non si vede niente. Io, se fossi in te, scriverei nei commenti. Beppe Vio Cybergoth, perché mi piace come sono. Poi con questo rossetto rosso ci va proprio a nozze. Che bello sono i pennarelli, senti. Peccato che ho sporcato il lilla, che non è lilla lavender, ma continuo a chiamarlo lilla. Allora, finalmente direi che possiamo usare il rosso, che non è proprio quel rosso lì secondo me, però vabbè. C'è anche il capello corto, quindi possiamo farle i dreadlocks, però di solito hanno la fascetta così. Le mettiamo gli occhiali, quelli cyber, e poi le mettiamo tutti i dreadlocks. Saranno un po' neri, dato che già vista di nero è perfetta. Un po' neri e un po' rossi, dato che ne approfitto che ha appunto il rossetto rosso.
dopo li ricoloro. Poi il rossetto glielo lasciamo, magari gli facciamo una bella, un bel eyeliner. L'eyeliner grosso. È un più, non è una croce rovescia. Poi le facciamo delle orecchini. Facciamo un po' un collarino cyber. Una collana, un choker. Ok, solita catena che ci sta nei choker, questi qua, sia cyber goth che goth, no, goth. Ok, beh, la maglia le lasciamo quella. Devo fare anche dai guanti, ma lasciamo così. Facciamo intanto gli occhiali, la fascia. Quanto sta bene Cyber Ghost? Cioè, parliamone. Cioè, dai, guardala che carina. È super carina. Vabbè. E spero che tu ti sia rilassata insieme a me a gotizzare un po' di VIP. Pubblicità e resta quella Hunziker se vogliamo farla black metal o se vogliamo farla gotica o quello che vuoi, scegli i colori e poi commenta e poi il commento best verrà scelto e la faremo così se vuoi, se ti rilassa sta cosa, se no lascio stare. Ok, lasciami un like, iscriviti al canale e lasciami ovviamente un commento se ti è piaciuta la serie o se onestamente questa serie non ti piace, non la riporterò mai più. Ok? Però tu fammelo sapere onestamente con un commento. Ovviamente la prossima settimana ti porto un altro haul. Se riesco ad andare al mercato ti porto un altro video del mercato e ci saranno insomma. Provo a portarti un haul a settimana, vediamo insomma che con... ti dirò ho delle novità sulla mia vita, te le dirò pian piano insomma. E, grazie per essere stata in mia compagnia, io come sempre ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatore.